Ed eccoci qui, nuova ricetta su Chef in Cucina. Oggi faremo un primo piatto, sì, vero Chef? Un primo piatto e facciamo un piatto tipico che è il tacconcino all'abruzzese. Sì. Lo facciamo con i ceci e le cozze. Buono questo abbinamento. Poi qua alle volte queste belle cozze piene e carnose. E poi devo dire che questo piatto secondo me rappresenta perfettamente lo stile culinario dei fratelli Caldora, non dimentichiamo Luca, il gemello, loro sono in due, noi siamo abituati a vedere Marco, ma fondamentalmente se vedessimo Luca è praticamente uguale, ad esclusione dei baffi. E devo dire che questa ricetta vi rappresenta particolarmente perché voi unite sempre prodotti, diciamo, della terra, quindi dell'agricoltura, a quelli del mare, e questa è una cosa veramente bellissima, secondo me, che vi fa anche molto onore. E allora, ecco la nostra Federica. Brava, che Federica. C'è. Vieni Federica, vieni, vieni. Federica è praticamente l'assistente di Marco, sì. La sous chef, la possiamo definire come no, così? Come no, anzi, sì, è tanti anni che sta con noi, sono 5 anni, andiamo per il 6º anno. È una piccola colonna portante. Piccola era prima e piccola è adesso, però comunque è un grande aiuto per la nostra, insieme alle altre, un grande aiuto per la nostra... Per la vostra cucina. Per il nostro progetto. Grazie Federica, grazie. E allora chef, abbiamo tutto. Abbiamo tutto, sì. I tacconcelli ce l'ha sì, portati. Li abbiamo già cotti per motivi tecnici, va bene. Okay. Abbiamo bisogno appunto di tacconcini, acqua e farina, poi abbiamo bisogno di cozze, ceci e pomodorini. Quindi veramente pochissimi ingredienti. Semplici, sì. Ok, allora cominciamo. Allora intanto ci mettiamo ad aprire le cozze. Sì, mettiamo un filo d'olio, un bel filo d'olio. Perfetto, prendiamo le cozze e le mettiamo... Senza niente. Adesso vediamo se ricordo bene, perché il nostro chef, cioè, dimmi se sbaglio, il nostro chef ci ha insegnato che le cozze non devono cuocere tanto, appena si aprono via, addirittura se alcune si aprono prima delle altre le togliamo. Sono tolte, sì. Ecco qua. Quindi mettiamo ad aprire le nostre cozze. Nell'altro pentolino invece, sempre olio. Quindi stiamo anticipando anche l'altro passaggio. Sì, sono due passaggi vanno fatti. Ok. Mettiamo l'olio, qua invece ci mettiamo l'aglio. Sì. A me piace tagliarlo sottile, però lasciarlo visibile. Dobbiamo fare un soffrittino importante, sì, con i ceci, sì. Non guasta. A me l'aglio piace, cioè per me una cucina senza aglio e cipolla... Non è cucina. No, devo dire di no. Secondo me, poi, alla fine... Ognuno ha i suoi gusti e sono tutti rispettabilissimi, perché la diversità, lo diciamo sempre, è un valore incredibile dal quale si può solo imparare. Quindi facciamo soffriggere il nostro aglio, che è profumatissimo. Facciamo tostare, comincia a dorare. Prendiamo i pomodorini spaccati, sì, e li andiamo a rompere. Allora, l'odore di questo basilico che si fonde meravigliosamente con il soffritto di aglio e pomodorini è un capolavoro. Mi ha portato all'estate, io sono già in estate in questo momento, e questo veramente per descrivervi il potere della cucina, che veramente ci fa viaggiare nel tempo, nello spazio, incredibile. Mi ha portato direttamente in un'altra stagione, e questo forse è uno dei poteri più belli della cucina, quello di farci viaggiare, io lo dico sempre. Però ora non manca tanto all'estate, no. Siamo tutti ben felici di questo. Allora, questo ce l'abbiamo così, sì. Fatto un soffrittino, un sughetto veloce, leggero, sì. Mettiamo i ceci, sì. L'acqua dei ceci, i ceci li abbiamo logicamente, senza che vi dico io come si fa, che lo sapete benissimo. E allora? Allora, perfetto, questo abbiamo in cottura, sì. Di sale Jennifer, io dico Jennifer ma mi riferisco a tutti. Io rappresento un po' tutti. Ecco qua, ci mettiamo poco. Perché Jennifer? Mettiamo poco sale. Perché ci sono le cozze che hanno la loro sapidità e noi andremo a recuperare sicuramente ma l'acqua cozze, delle cozze. Ma che cozze abbiamo? Le cozze di Vallevo. Vabbè, mica che parliamo, sono particolarmente mica sapide, buone. Mica parliamo di... Di cozze normali. Perché io, chef, in questa trasmissione rappresento perfettamente, secondo me, i nostri telespettatori. Perché io sono qui per imparare. Cioè, io imparo dai nostri chef e cerco di trasmettere la passione per la cucina a tutti voi, che secondo me è una cosa meravigliosa. Poi, ovviamente, lo diciamo sempre, in cucina 3 sono gli ingredienti fondamentali: tempo, pazienza e amore, chef.
Poi tutto si può imparare, secondo me. Sì, sì, importante è quello. Hai detto la parola giusta. Ovviamente le cozze le dobbiamo sgusciare per bene. Ma sì, adesso è bello tutto, tutto preciso. Così col cucchiaio appena impaliamo. Io infatti sono un po' pigra e quindi quando devo sporcarmi le mani è una cosa che a me non piace tanto. Invece quando posso prendere tutto e trovo tutto già ben sistemato, insomma è una cosa che mi piace e mi entusiasma. Perfetto, ci siamo. E allora ci siamo. A sto punto. Questa bella acquetta, che gli facciamo? L'acquetta la mettiamo insieme ai nostri ceci e pomodorini. Ceci e pomodorini. E abbiamo questo bel sapore. Concentrato di sapore abbiamo qui. Veramente non vi fate venire in mente di buttare l'acqua delle cozze delle vongole perché è un crimine. Buttiamo le cozze. Oppa, paura. Dai! Granchietto. Ci sta bene comunque questo da sapore. Sì, 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 infatti. Perfetto, mettiamo le cozze. Abbiamo tutto bello preciso. Sì. Cotture sempre, Jennifer, brevi. Prendiamo... Il pesce non va cotto ma va curato, questo me l'hai insegnato tu. Va curato. Mettiamo i tacconcini. Sono cotti, tirati fuori a metà cottura, che noi adesso finiremo di cuocere. E assorbiranno tutto il sapore delle cozze, dei ceci. Che meraviglia! Questo piatto mi piace da pazzi, chef. La semplicità è un dono. È un dono del Signore, sì. Lo diceva un amico mio sempre. Sì? Tu lo dici sempre. Per me lo dici tu. Ecco qua. Ecco, il basilico lo spezzettiamo lo così. Lo spezzettiamo con le mani, senza andarlo a ossidare con... Conferisce tutto il suo aroma a questo piatto. Lo mettiamo sempre alla fine, così conferisce sempre. Perfetto. Che profumo di mare! Siamo quasi pronti per il piatto. Giusto 2 minuti che si rapprende tutto. E allora, siamo pronti. Ci mangiamo questa bella zuppa oggi. Io non vedo l'ora di assaggiarla. Anche se è un piatto più autunnale, invernale, sì. Però comunque... È piatto fresco. No, è un piatto 4 stagioni. È un po' come quel golfino che teniamo nell'armadio e che possiamo utilizzare sempre all'occorrenza. Sì. Magari anche d'estate ci viene voglia di un sapore un po' più invernale perché ci sta. Perché poi secondo me questo piatto anche freddo è buono. Secondo me è buono anche freddo. Ma secondo me è più buono così, però. Assolutamente, però volendo, insomma. Cioè io lo mangerei anche freddo. Sì. Ecco qua. Ce l'abbiamo, ce le mettiamo. Che meraviglia, che profumo che arriva, chef. Questi, Jennifer, sono piatti della storia, piatti che ci hanno la tradizione, quelli che ci rappresentano. La cucina va sempre avanti perché così deve essere, però non dobbiamo mai dimenticare. Noi lo diciamo sempre, chef, io non mi stancherò mai di farlo. Si può fare tutto, ma bisogna avere la base di partenza che è la tradizione. La tradizione ha tanto da insegnarci. Questi, come dice il nostro chef, sono veramente piatti che ci rappresentano, dove in questo piatto si fonde la tradizione marinara con le conoscenze contadine, veramente. Verissimo. Complimenti, chef. Rifateli. Grazie, chef, e grazie a voi. A domani. Il basilico ha delle proprietà sedative, calmanti, antistress. È ottimo per chi soffre di insonnia e di stati di agitazione. In più, è un alimento ricchissimo di ferro.